In diretta dalla Fiera dell'Editoria di Milano, Tempo di Libri, nello spazio Book Sprint Edizioni, diamo il benvenuto a Giulia Tertulliani. Ciao Giulia, ciao, ben ritrovata. Ciao, grazie. Ci siamo visti un anno fa a Torino per parlare di un romanzo precedente, lo citiamo? Sì, giusto? Avorio per Penelope. Avorio per Penelope, sì. E dopo magari ve ne daremo una breve descrizione veloce. Ed oggi invece ci rincontriamo per Il sogno del Condor. Come mai questa scelta? Perché questo titolo, prima di tutto? Allora, Il sogno del Condor è la storia di Eric Duncan. Eric Duncan è un medico di guerra e fa parte del Potomac, dell'esercito statunitense, durante la guerra di secessione. Si arruola nel 1861, peraltro insieme a un personaggio italiano, il Fardella. Il Fardella era un generale famoso all'epoca perché aveva partecipato alla spedizione dei Mille con Garibaldi e era stato un grande eroe perché aveva addirittura contribuito alla campagna garibaldina in America Latina. E Eric è un personaggio, è un bambino molto sensibile. Mm-hmm. Questa sensibilità entra subito in contrasto con il mondo a tinte forti che precede la guerra di secessione. E il titolo, Il sogno del Condor, è proprio un ricordo importante che volevo fare perché anche se all'inizio il romanzo è concentrato nella East Coast, quindi tra New York, Boston e Philadelphia, mm-hmm. e poi in Virginia dove c'è il teatro della guerra, poi ci sposteremo nella seconda parte del romanzo verso l'Occidente, verso l'Arizona e il Colorado, e lì per Eric si apre proprio tutto un altro mondo. Il Condor è un nome molto evocativo, ma di fatto è un avvoltoio. E purtroppo in quel periodo, negli anni, diciamo a metà del 1800, c'è stato lo sterminio dei nativi d'America e sono rimasti a testimoniare questi stermini terribili, di cui poi è stato negato anche a lungo l'esistenza, gli animali. I bisonti furono sterminati, il condor rimase invece a volare sopra queste terre sterminate come per ricordare, secondo me, insomma, un po' tutto quello che era successo. Gli occhi del condor e dell'aquila avevano visto tutto e quindi avevano memorizzato questa tragedia. Ma quindi nel romanzo, diciamo, la prima parte ci concentriamo nella parte orientale degli Stati Uniti. La famiglia di Eric è una famiglia altolocata, benestante, però nonostante questo è una famiglia all'avanguardia, progressista, una famiglia che comunque è molto avanti anche con il modo di concepire la vita. Mm-hmm. E Eric cresce in questo clima molto, diciamo, all'avanguardia, però maturerà, diciamo, dovrà maturare tanto perché comunque conserverà alcuni pregiudizi dovuti proprio all'illusione di possedere delle verità proprio perché proveniva da questa famiglia. E da bambino Eric, appunto, un bimbo sensibile, viene aiutato da una domestica che diventerà quasi a tutti gli effetti una seconda mamma, che lo capirà ancora di più della madre, che invece è un'imprenditrice perché possiede una fabbrica di filati. Questa fabbrica entrerà in contrasto con un'altra grande ditta di filati che nascerà invece nella costa occidentale, quella del bavarese Levi Strauss, che poi dette vita ai famosi Levi's, ai jeans, insomma, a pantaloni, insomma, resistenti dal lavoro. Lui quindi si troverà molto bene con questa domestica che lo inizia alla vita in tutti i modi. Quindi lei gli dice sempre ad Eric che se non fosse stato per lei sarebbe cresciuto molle e viziato. A un certo punto questa sensibilità lo fa entrare in contatto subito con gli esseri viventi, insomma, qualsiasi tipo di essere vivente che soffre una difficoltà. Mm-hmm. Quindi la sua camera fin da bambino è piena di animali che soffrono, piante che stanno per morire, e quindi fin da bambino, insomma, mostra una vocazione straordinaria per la medicina. Sì. E
diventerà medico e poi ci sarà questa grande svolta, cioè il fatto di arruolarsi insieme agli unionisti, quindi contro i confederati e a fianco, diciamo, degli ideali di Lincoln, e si fece portavoce in questo modo degli ideali antischiavisti e liberali, insomma. Sì. E, il romanzo è concentrato nella prima parte, quindi sul terreno di battaglia. Eric si innamorerà addirittura, vivrà un grande amore proprio durante la guerra, ma poi succederanno delle cose, insomma, non tutte belle, che lo costringeranno a rimettere tutto in discussione e a passare anche da un tipo di amore individualistico, egoistico, ad uno più elevato, universale. Quindi scoprirà proprio che l'amore è la forza, è il motore che muove il mondo. Senza quello non si può andare da nessuna parte. E così in effetti farà un viaggio molto lungo che lo porterà molto lontano e soprattutto che lo porterà forse a ritrovare se stesso. Sì, sì. Anche perché vivrà un momento molto duro nel quale penserà quasi di voler mollare tutto, di voler mollare con la vita, ma qualcosa gli farà cambiare idea. Sì, perché Eric si trova in un momento in cui dovrà perdere tutto per ritrovare tutto. E questa situazione è dovuta in parte a motivazioni profonde che non svelo perché voglio che rimangano, insomma, come mistero del romanzo, però un aspetto importante è quello, cioè, che Eric subirà un incidente, rimarrà deturpato nel volto. Questa cosa lo ferirà tantissimo e verrà riformato dall'esercito. Non sarà contento di questo perché sebbene avrà tutti gli onori, eccetera, però deciderà di perdersi nell'Ovest, quindi di abbandonarsi ai territori selvaggi di cui si diceva poco, e quel poco che si diceva in quel periodo erano tutte cose terribili, sì, perché erano occupate dagli indiani d'America, dai nativi, si diceva che fossero soltanto dei selvaggi, senza Dio, senza ideali e quindi molto pericolosi. E questo viaggio invece sarà una scoperta che proprio lo porterà a rompere le ultime roccaforti dei suoi pregiudizi. Lui si aprirà in questo modo all'ignoto e riuscirà a aprirsi anche a un amore più grande, insomma, un amore universale proprio. Scoprirà questo legame fortissimo che avevano in particolar modo gli Cheyenne con la madre terra, perché sarà salvato proprio da un pelle rossa che lo trova in fin di vita e invece di abbandonarlo, insomma, come lui si sarebbe aspettato, non soltanto lo salverà momentaneamente, ma poi gli ridarà proprio la speranza, sì, per continuare a vivere. E allora, una cosa che mi preme molto dire è il perché della scelta, insomma, di questi luoghi, di queste culture. È una grande, sì, familiarità tu. Sì. Con questi luoghi e queste culture. Sì, diciamo che per me è molto affascinante tutto quello che riguarda le popolazioni selvagge, comunque che hanno mantenuto un legame profondo con la terra e con, diciamo, indigene, sì, come dici te. E in particolar modo il Nord America e gli indiani d'America sono sempre stati nel mio cuore, e anche perché c'è una persona, insomma, vicina che è legata moltissimo a queste popolazioni, ma sono molto anche colpita per la storia che hanno dovuto subire queste popolazioni, perché purtroppo si parla di genocidio, di sterminio, esatto, però per tanto tempo non se n'è parlato, e l'uomo bianco ha fatto razzia non soltanto della terra, non soltanto degli animali. Cioè, i nativi che occupavano le terre, che quindi erano loro, sono stati completamente sterminati, pochi che sono rimasti sono stati chiusi poi dentro alle riserve.
Quindi gli indiani per me custodiscano ancora quel legame con la terra che permette all'uomo di aspirare all'eternità, all'infinito, cioè vivono coalizzati con la natura, quindi hanno fatto loro il principio, insomma, di tenere sempre come cosa più importante davanti il fatto di rispettare la terra che ci sta ospitando. Cosa che purtroppo non possiamo sempre dire dell'uomo bianco, perché quando l'uomo bianco è arrivato in queste terre ha utilizzato proprio tutta un'altra mentalità, insomma, senza stare a criticare, insomma, più di tanto, però effettivamente proprio la mentalità è stata diversa, lo sfruttamento e quindi poi anche un po' l'interesse personale, cosa che non esisteva in queste popolazioni, insomma. Esatto. E quindi da qui in effetti questa tua familiarità, però non è soltanto questo, perché tu dici hanno fatto razzie anche perché in effetti potevano forse essere spinte dalla paura. L'essere umano in quel momento storico era spinto dalla paura e quindi combatteva e diventava violento perché la paura lo portava a diventare violento. È vero, è così, perché la non conoscenza porta sempre alla paura. E quando in quel periodo, nel 1800, tra virgolette, si poteva comprendere di più questa non conoscenza reale delle cose, era un periodo, certo. Era più difficile, appunto, anche proprio le informazioni erano rarefatte, i pochi che andavano, i pionieri, portavano comunque la loro esperienza personale, ma anche questa filtrata dalla non conoscenza, non c'erano sicuramente i mezzi di informazione che ci sono oggi. Però purtroppo, nonostante ciò, anche oggi tu mi dicevi comunque siamo pronti alla guerra. Sì, ed è triste perché sì. Si potrebbe invece sperare in un po' più di tolleranza, in un po' più di amore, di convivialità. È vero, perché comunque gli avvenimenti che stanno succedendo oggi, che sono terribili e che non dovrebbero succedere assolutamente, chiaramente c'è. Se vengano letti esclusivamente in un clima di terrore e di paura, diventa veramente pericoloso poi poter comprendere certe cose. L'informazione oggi c'è, però è un'informazione che comunque ci presenta sempre il problema sotto un punto di vista. A volte, se si perde il punto di vista dell'amore, siamo finiti, secondo me, perché comunque non faremo altro che accanirci l'uno contro l'altro. L'apertura del cuore, cercare anche di tenere non soltanto il cuore aperto, ma anche la mente aperta, perché tante cose, se poi ci informassimo bene, riusciremo a comprenderle davvero, invece di limitarci soltanto a sentire, insomma, quello che ci viene propinato dai mass media, insomma, anche se dovrebbe essere così, perché ci dovremmo affidare a loro, insomma, piuttosto che lottare con l'informazione. Però ecco, credo che l'amore resti comunque la chiave più importante, e che sia importante in questo momento ribadirne l'importanza, perché anche se sembra scontato e banale, insomma, oggi siamo troppo pronti sempre a reagire alla violenza con la violenza, anche perché siamo attaccati, nel senso, c'è da gestire tante cose difficili, complesse, però spesso siamo messi anche in condizioni di essere tesi, di essere sempre comunque sul chi va là, come se ci sentissimo sempre attaccati. Sì. Avario per Penelope, ricordiamolo brevemente prima di chiudere la nostra intervista. Va bene, Avario per Penelope è la storia di una ragazza che ha un'infanzia molto difficile. È la storia di Penelope che dovrà affrontare tutto un mondo difficilissimo, anche da un punto di vista amoroso. Cresce in una famiglia stravagante, la nonna sembra quasi una maga. Si può parlare, riguardo a questo romanzo, veramente di realismo magico, perché la realtà si confonde in continuazione con la fantasia. Dovrà affrontare delle prove veramente importanti, soprattutto riguardo all'amore. Addirittura è un po' quasi un thriller d'amore, insomma, Avorio per Penelope. E anche le sue esperienze di vita, insomma, la porteranno a delle conoscenze, a degli amori
che poi si riveleranno essere tutt'altro, insomma, sì, potrà essere molto colpita, sì, e stupita da, sì, lei si dalle fida, scelte che si farà. Confida e si affida e poi viene fuori il disastro. E insomma, poi alla fine diventa tutt'altro, insomma. Sì. Grazie mille Giulia Tertulliani per essere stata grazie con noi nuovamente. Il sogno del Condor, e soprattutto non perdiamo di vista Avorio per Penelope. Grazie.